l'ambientazione, diciamo che il cinema italiano di certi anni è stato fatto quasi tutto in 5 km quadrati. Questa è una cosa molto strana. Da Almandrione a Torpignattara fino a San Lorenzo, da Roma Città Aperta fino ai film di Pasolini, sono stati girati, perfino Fellini ha girato lì Almandrione, sono stati girati dei film importantissimi che erano quasi l'immaginario non diciamo del cinema italiano, erano l'immaginario dell'Italia nel mondo. E dopodiché mai più, non è mai più stato visto. Che cosa era diventato quel mondo lì? La Borgata Gordiani, via Massaciuccoli, il Pigneto, tutta quella zona lì che è, diciamo che sta proprio fra la Casilina e la Prenestina. E diciamo che mentre scrivevo la sceneggiatura, per cercare anche io per prima di capire che cosa era diventata questa Roma, che in fondo non la conoscevo, quindi non conoscevo bene quei personaggi che stavo scrivendo, diciamo, anche prima di girare ancora. E ho cominciato a girare con una macchina fotografica al collo e a cercare di vedere insieme ai luoghi le persone. Mettevo un cantuccio di strada e scattavo delle fotografie. Ho avuto la sensazione che solo quello raccontasse tanto di quello che eravamo diventati. Non ci fosse bisogno di fare troppi discorsi. Tirare un ponte fra un carrozziere padre e un carrozziere figlio, fra un ladrone amico di Accattone che faceva i traffici di targhe e uno che invece è bravo, intelligente, anche in qualche modo artista, che si era riciclato e faceva il carrozziere d'auto d'epoca. Credo che questo ponte fra quell'Italia e la nostra Italia, siccome volevo fare un film attraverso due personaggi, un film sull'Italia, come cerco sempre di fare dei film occultamente politici, e mi è sembrata talmente potente l'immagine, con tutto quello che è il Pigneto, che è Fighetto, che si porta anche sulle prime pagine dei giornali, quel posto miserissimo, è diventato Fighetto. Cioè, credo che questa cosa sia talmente, come dire, un balzo romanzesco del nostro paese, che ho tentato disperatamente di raccontarlo. C'era la domanda sul terremoto anche, mi pare, vero Beatrice? Sì. Beh, certo, sono rimasta molto colpita come tutti voi. La prima considerazione che posso fare da persona un po' più edotta dei fatti, che si sa benissimo dove passa la faglia Gloria, che ci sono non solo dei centri medievali, questo si sa, ma che si continuano a costruire per risparmio delle opere pubbliche che non tengono criteri di antisismicità. Questa è una cosa che trovo sconvolgente, perché io non riesco a capire perché gli appalti si fanno, qualcuno magari di voi se me lo può spiegare, si fanno a ribasso, cioè vince chi fa costare di meno una cosa, che è un criterio assolutamente assurdo, primo perché costruiamo brutto e secondo perché costruiamo insicuro, e quindi il brutto e l'insicuro ci sta soffocando. E bisognerebbe semplicemente riuscire a trovare un sistema per costruire più bello e più sano, anche perché la quantità di risorse che dicono che non ci sono vengono spese sempre di più in emergenza. Ecco, quindi diciamo che ho fatto quel film e ho imparato delle cose, perché poi essendo un po' noiosa e pignola e meticolosa sono diventata una sismologa all'epoca e quindi mi è ritornata su intatta dopo 10 anni un'amarezza e una rabbia. Maricla. In parte mi ha già risposto, però forse possiamo, se ne va. La mia domanda in origine era: lo spaesamento di cui si parla è anche lo spaesamento spaesamento senza paese in senso letterale? Cioè non riconoscere la realtà in cui stiamo vivendo, sentirci estranei in,
E se posso permettermi, io condivido pienamente quello che ha detto Alvarese sulle reazioni di classe, possiamo dire, alla malattia. Sono radicalmente diverse, l'ho voluto testimoniare di persona, provare di persona anch'io. Per un narratore perdere il proprio paese penso che sia la più grande iattura e significa accecarsi, perdere la voce, non sapere più che cosa raccontare. E quindi in modo molto semplice, come diceva Umberto, si nasconde, perché come un cane a mangiare il foglio di ficus, questo diventerà il nuovo proverbio del nostro, tra i nostri amici. Io ho visto, posso sbagliarmi sul gatto. Cioè, animali di casa, è un'umana. Ma insomma, credo che sia la ferita più grande nel momento in cui perdi, dico, ripeto, per un narratore. Poi però io volevo dire un'altra cosa rispetto, sì, cerco di essere brevissima, rispetto al cambiamento proletario o meno. Io spero che, se ci riflettete un momentino, il personaggio di Angelo cambia in modo stratosferico nell'incontro e cambiano tutti i suoi insieme a lui, cioè l'irruzione nella loro vita, che è avvenuta solo attraverso una circongiura delle circostanze avversa, cioè dello zio matto, che è una figura, diciamo così, drammaturgicamente importantissima, entra l'amico disturbante, fa cambiare lei, fa cambiare Rossana, che invece sarebbe una, diciamo, più di una, amante di una famiglia, di una monade, cioè tutta chiusa, a non aprire mai la porta, mai la finestra a nessuno. Angelo accoglie in una casa che tendenzialmente stagna, fatta di mamma, papà, mamma su, mamma giù, mamma là, e i figli di qua, accoglie l'elemento estraneo, il paguro. Quindi con la presenza di Alberto sono proprio i cosiddetti proletari per certi aspetti a cambiare di più, anche se è vero quello che dice Antonio, che poi cercano di mettere a posto sempre il balconcino, non si immaginano di aprire un agriturismo, però gli cambia qualcosa di profondo. Io, una delle immagini che amo di più nel film sono le tre donne a letto dopo il funerale, perché in quel letto c'è una mucchiata impensabile, madre, figlia e la fidanzata, cioè ce l'ha fatta Angelo in qualche modo a metterli tutti sul groppone di Alberto, in un modo magari non come lui in modo semplice poteva pensare: adesso vi fidanzate. Però invece si instaura qualcosa di importante, che è appunto un sentimento spesso sottovalutato, che è l'amicizia. Io credo nell'amicizia, questo non è assolutamente contrapposto alla famiglia. La famiglia può essere fortissima, ma la porta deve essere aperta. Il divano letto deve avere le molle sfondate per le volte che si apre per chi passa. E che gli amici siano i più grandi amici dei tuoi figli, gli amici adulti tuoi, perché avere degli adulti di riferimento che non sono mamma e papà, ma sono delle persone differenti, fa circolare l'aria. Secondo me, da quando nel dopoguerra, scusate se dico questa cosa noiosa, poi la smetto, si è, come dire, instaurato un modello americano di famiglia mononucleare, padre, madre, il cane, il gatto, la tata e tutti chiusi, c'è stato un impoverimento immenso, perché le nostre famiglie sono sempre state molto, molto aperte.